te a tutti, ciurma, e benvenuti a giocare in questa nuovissima serie su The Wardrobe. Tradotto sarebbe l'armadio. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 40 like per questo nuovo video. E che dire, l'unica cosa che so di questo gioco ragazzi è che è stato sviluppato da un team italiano, da un team di sviluppo italiano sembrerebbe. Questo non significa che è un difetto, anzi ripongo molte speranze in questo gioco, perché comunque mi è stato consigliato almeno un paio di volte, caldamente poi tra l'altro, e sembrerebbe essere un gioco molto molto particolare. Probabilmente non sarà una serie molto seguita perché si tratta di un gioco indie ragazzi, e ben sappiamo che purtroppo una buona parte del pubblico schifa questo tipo di gioco, non so il motivo, vabbè, andiamo a iniziare una nuova partita. Questa è la storia di due giovani ragazzi legati nell'amicizia e nel destino. Ronald e Skinny, come accadeva spesso, erano usciti per fare un picnic e trascorrere la giornata nelle campagne vicine. Ad un tratto Ronald tirò fuori dal suo cestino un paio di piccole prugne e ne porse una all'amico. Deliziosa. Buonissima. Deliziosamente mortale. Da notare come lo slow motion renda tutto più alto. Il cadavere del ragazzo rimase per ore abbracciato ai fili d'erba. Quando ad un tratto accadde qualcosa. Una nuova fiammella di vita venne instillata nel corpo di Skinny, ormai ridotto in scheletro. Skinny? E sbattuto all'interno dell'armadio di Ronald perché vegliasse su di lui per il resto dei suoi giorni. O almeno fino ad oggi, giorno in cui ha inizio la nostra storia. Aha! Ok, eccoci qua ragazzi. Ben svegliato. Ciao Noce, perdonami, ma non sono riuscita a dormire granché stanotte. Sei veramente sicuro di volergli parlare? Non ho altra scelta. Secondo me gli verrà un infarto. E finirete entrambi a farvi compagnia nell'armadio. Spero proprio di no. Ok ragazzi, siamo in game. A quanto pare sto poveraccio è morto mangiando una stranissima prugna, chissà perché. E abbiamo la possibilità di scegliere ragazzi i nostri dialoghi. Allora, hai visto Ronald? Sai dove è finito Ronald? Sono usciti tutti da almeno un paio d'ore, ma non so dove sono andati. Erano tutti molto agitati, ma non ho ben capito di che si trattasse. Sarà la solita svendita al centro commerciale. La madre superiora li avrà messi in riga, come suo solito. Quando smetterai di mangiare quella roba? Quando smetterai di mangiare quella roba? Vuoi favorire per caso? No, grazie. Quante volte te lo devo dire che sono allergico alle prugne? Ah. Solo a vederle mi viene l'orticaria. Amico, tu non hai la pelle e in ogni caso sono noci. Altrimenti perché mai Ronald mi avrebbe chiamato così? Magari voleva essere alternativo. Sei proprio una causa persa. Quindi era allergico alle prugne. Adesso è stato spiegato tutto, ragazzi. Ecco perché c'è rimasto. Da notare questa, ragazzi, che è la chitarra di Guitar Hero. Non so se avete mai giocato a Guitar Hero. Fatto sta che è importante, sembrerebbe, esplorare l'ambiente di gioco, ragazzi. La musica già mi piace tantissimo. Ronald non ha ancora parlato? Ronald non ha ancora parlato. E dovresti saperlo ormai. Non ha più detto una parola da quando sei morto davanti ai suoi occhi. Non voglio che la sua anima finisca per essere dannata. Se quel testardo non riesce a scucirsi le labbra da solo, ci penserò io a sciogliergli la lingua. Non fargli troppo male. Ma no, tranquillo. Scappo in bagno perché può andare in bagno. Scappo in bagno. Tutta questa agitazione mi ha allentato la vescica. Che vescica? Non hai una vescica, amico. Vabbè. Mi piace questa camera. Inizia da qui, allora. Porta l'animaletto nel furgone. Io intanto preparo gli scatoloni in salotto. E non facciamo come l'ultima volta, che ti sei fatto investire mentre caricavi le cose. Ci sono i libri colorati nelle pareti. Ma se non sai nemmeno da che lato si aprono i libri. Mi piacciono i libri colorati. Questo è un fattone. Sai cosa non piace a me? Dover lavorare gratis per ripagare altri stupidi servizi da te. Ci siamo capiti? Questo tappeto è morbido come un marshmallow. Mi piacciono i marshmallow.
Dovevo dare ascolto a papà quando mi diceva di fare il fioraio. Forse avresti dovuto, almeno non ti saresti ritrovato al lavoro con Fattone. Che diavolo sarà successo? Ah, mi ci voleva proprio una doccia. Capo, non si apre. Proseguiamo insieme al piano di sotto, allora. Io intanto avverto la signora. Ho paura che ci vorrà più tempo del previsto per finire questo maledetto trasloco. Trasloco? Oh merda, ragazzi, allora... E ora che dovrei fare? Non saprei. Eccomi, eccomi. Perdona il ritardo. Ho fatto tardi col tutorial di un altro videogioco. Non ci sono più i giocatori di una volta. Chi? Ando alle ciance. Sono qui per spiegarti i comandi di gioco. Meno male, beh, non grazie. Mi interessa. Non lo sto chiedendo a te, Skinny. Lascia che sia il tuo giocatore a decidere. Oddio, tipo il gioco di ieri, madonna. Ammetto che mi farebbe parecchio comodo. È meglio fare il tutorial, ragazzi. Perfetto, iniziamo con i comandi base. Il tasto sinistro del mouse è utilizzato per gli spostamenti. Okay, tenendo premuto il destro e rilasciandolo su una delle icone disponibili, interagisci invece con gli elementi nello scenario. Destro, prova perfetto. Con la motosega. Perché c'è una motosega insanguinata qui in bagno? Ah, mizzica. Posso tenere premuto e vedere cosa fare praticamente. Non fare domande, dammi retta. Skinny, cerca di essere un minimo accondiscendente. È un tutorial questo. Adesso prova ad aprire la tracolla verde. Ma io volevo vedere la motosega ancora, vabbè. Ok, proviamo ad aprire. Sarà questo? Hai sbagliato interazione, ma non preoccuparti. Questa è utilizzata per raccogliere qualcosa. Ok, perfetto. Invece perfetto. Vorrei che tu la aprissi. Va bene, basta che ti dai una calmata. Hai sbagliato interazione, ma non preoccuparti. Questa è utilizzata per osservare qualcosa. Bene, se non sbaglio invece non posso... vorrei che tu la aprissi. Non posso imparare, va bene? Questo, ok. C'è perfetto. Qualcosa all'interno della tracolla. Prova a raccoglierlo. Ma subitissimo, così. Ma qui dentro c'è dell'oro. Oh, addirittura. No, è solo della pirita. Non farti ingannare dalle apparenze. Ti sarà molto più utile davvero? Di quanto tu possa mai immaginare. Per alcuni elementi è disponibile solo un'azione. In quel caso è sufficiente un semplice clic col sinistro. Okay. Prova a dare un'occhiata dentro al bidone. Non ci terrei moltissimo, ma... Ah, ok, perfetto. Quindi quando compare la manina con scritto così vuol dire che... Era davvero necessario? Il giocatore ha chiesto il nostro aiuto. È importante che impari i controlli di gioco. Certo. Adesso diamo un'occhiata ai dialoghi a scelta multipla. Questo già l'abbiamo Li abbiamo testato. Già visti prima da soli. Infatti, questi ritardi non fanno che mettermi continuamente in imbarazzo. Ma... Beh, che altro? Tenendo premuto il tasto centrale del mouse, visualizzi tutti gli elementi con cui è possibile interagire. Invece, scorrendo la rotellina, apri e chiudi l'inventario. È tutto. Ora, scusatemi, ma sono davvero di fretta. Devo andare. Ma ti pare il modo? Non ho mai visto un tutorial tanto approssimativo. Hai ragione, ma sono impegnato come nessun altro. A presto. Ciao, ciao, grazie. Ok, ragazzi, è geniale questa cosa. Ah, ok, tenendo premuta la rotellina, possiamo vedere quali sono le azioni disponibili da fare nello scenario. E muovendo la rotellina... Cioè, guardiamo all'interno della nostra cassa toracica cosa abbiamo raccolto. Cioè, è geniale questa cosa. E possiamo salvare qui la partita. Ok, ragazzi, è meravigliosa questa cosa, va bene? Allora, direi che possiamo... Perché c'è tipo un fumetto con le parolacce? Devo ammettere che ha un pelo morbidissimo. Sì, ma... Mai quanto il tuo incedere sulla mia schiena. Ciao, orso. Ah, mizzica, posso parlare con gli oggetti, davvero? Hai visto Ronald? Hai visto Ronald? Se intendi nudo, sì. Come ogni santo giorno. Bellissimo e non è affatto spettacolo. Un bel vedere. Dai, orso, hai capito benissimo che cosa intendevo dire. Stamattina presto, solito orario. Era un po' giù di morale, più caso. Del solito, ma niente di particolarmente sospetto. Ah, va bene, devo andare. Ora devo andare, orso. Direi di sì. Grazie, allora, vediamo un attimino, possiamo raccoglierlo, ragazzi, interagire e parlare con gli oggetti, com'è possibile? Devi sapere che l'orso è convinto di essere sposato con la paperella. Davvero? Stai a vedere. Oh merda. Giù quelle ossa! Non ci posso credere, ragazzi. Apriamo qua l'armadietto tipo delle medicine. Che schifo! Ah! Oddio, ragazzi, questo è il radar per cercare le sfere del drago, no! Non so cosa ci sia di più disgustoso fra questo e le strisce depilatorie della madre esatto, di Ronald. Esatto, è veramente disgustoso, ragazzi, che schifo. Ma posso raccoglierlo davvero? Io direi di no. Sentiamo, cosa dovrei radermi di preciso?
Inoltre, non è esattamente il massimo dell'igiene. Beh, direi che hai totalmente ragione. Ok. Perché? No! Non pensavo entrasse nel cesso! Non pensavo risciacquonarmi quando ho fatto tirare lo scarico! Hai visto, capo? Ho aperto la porta! Bravo! Ma adesso sbrighiamoci, è ora di pranzo. Mi piace mangiare. E allora muoviti, su. Ti piace fare qualsiasi cosa, da quello che ho capito. Mi dispiace, Skinny, mi dispiace. Che botta! Non pensavo che finissimo nelle fogne! Ve lo giuro, ragazzi! È stato proprio come all'acqua park, solo con dei batteri diversi. Direi di sì. E questi qua? Gli scheletri qua che giocano a carte sono pazzeschi. Centralina, vediamo un po'. Credo che sia la centralina di controllo del sistema semaforico dell'isolato. E questo qua? Curioso che si trovi qui sotto. Me la sarei immaginata sopra un traliccio o qualcosa del genere. Il coccodrillo delle fogne! Non nego che l'idea sarebbe divertente, ma non penso che in strada coglierebbero l'umorismo. Beh, ho pensato di fare una cattivazione, però direi che... lasceremo perdere. Allora, parchimetro cosa dice? Questa dei parcheggi a pagamento ormai è diventata una vera e propria piaga. In città, veramente. La mia fuoriserie è ancora parcheggiata nell'armadio. Nell'armadio? Davvero? Oh mio Dio, perché c'è un opossum qui? Sembra abbastanza mal ridotto. Ah sì? E quindi? Ah! Mizzica, ci siamo partiti in altra strada, ragazzi. Ok, perché c'è un'intera porzione di lasagne sopra una trappola per topi che è grossa quanto non so che? Io direi di parlare col nostro amico Lenza, che dice? Non proprio la più fortunata battuta di pesca che abbia mai visto. Mi sa proprio di no. Non credo che mettersi a pescare in queste acque putride sia esattamente una buona idea. Allora, il personaggio già mi piace, ragazzi. Salve, amico! Salve. Ciao, mucchietto d'ossa. Spero tu non abbia intenzione di mangiarmi. Ti prego, non mangiarmi. Pelle e ossa come sei, non andresti bene neppure per il brodo. Bene, però scusami tanto se ci tengo alla linea. Tengo alla linea, sono morto, non è una bella cera. Non hai una bella cera, va tutto bene? Ho un dolore insopportabile a un dente. Deve Davvero? Esserci finito qualcosa dentro, ci daresti un'occhiata? Ok, va bene. Ok. In effetti c'è qualcosa incastrato, ma non credo che riuscirei a toglierlo a mani nude. Ah, mi sembri proprio un tipo a posto. Mi sembri proprio un tipo a posto, sai? Veramente sono appena evaso da un carcere di massima sicurezza per rettili. Davvero? È finito dentro dopo aver sgozzato con una lisca di pesce i miei vicini. Facevano troppo rumore, non riuscivo a dormire. Prometto che non farò mai nulla per farti arrabbiare. Assolutamente. Guarda che ti sto prendendo in giro, stupido mucchietto d'ossa. Ah. Non sei affatto divertente. Già, ci si vede in giro. Ci si vede in giro. Quindi probabilmente possiamo raccogliere oggetti che ci serviranno poi per completare altre missioni, tipo per esempio calamità gigante. Direi che si commenta da sola. Posso prenderla? Togliamoci dagli impicci e facciamo finta che sia solo parte dello scenario. Ok. Ancora una volta la fisica mi è avversa. Va bene. Dicevo, potremmo raccogliere oggetti che ci serviranno per completare tipo delle missioni. Per esempio, magari più avanti... No, ragazzi. Questo è il cartello di Ratatouille. Fantastico. Potremmo raccogliere oggetti... C'è Edwige, ragazzi, di Harry Potter, la Gioconda. Io sto adorando sto gioco, veramente. Possiamo parlare il T-Rex pure con Cowboy, questo. Il dominatore incontrastato del molto selvaggio West fino alla fine del Cretaceo. Quindi, per esempio, troverò un oggetto, stavo dicendo, che mi permetterà di togliere quella roba incastrata nella bocca del coccodrillo. Sarebbe stato interessante chiedergli come facesse ad estrarre il revolver dal fodero. Sarcasmo. Questo? Oh, merda. E questo chi è? Cavolo, non lo so. Salve, signore. Aspetta, jukebox. Ora si spiegano le bollette a 3 zeri. Possiamo pure cambiare la musica. È grandioso, ragazzi. Ah, possiamo parlare con questo tizio? E poi ci lamentiamo della disoccupazione giovanile. Oh, già. Bel posticino. Salve, signore.
Lei è Tutankhamon, eravate forse parenti? Ma lei è Tutankhamon, eravate parenti? Ah, mi sa che non è molto loquace. No, perché noto una certa somiglianza. Forse il naso. Sicuramente il naso. Non sembra essere molto spiritoso. Eppure ci avrei giurato, sa? Niente da fare. È che ci sono tanti dialoghi totalmente casuali. Ha avuto un incidente col gatto. Che perché mi sa che questo tipo non parlerà. Deve con averlo ragazzi. Fatto proprio imbestialire per ridurla così. Che stupido, un monaco tibetano che ha fatto voto di silenzio. Ci sono, è un monaco tibetano e ha fatto voto di silenzio. Dannazione, ero sicuro di averci preso stavolta. Va bene, questa... no, questa è la ghianda di scratto dell'era glaciale, ragazzi. Starei a chiacchierare con lei per ore, ma non voglio abusare oltre del suo tempo. È tutto allucinante i riferimenti che ci sono in questo gioco, ragazzi. Direi che probabilmente qua non posso fare altro. Boccale, che posso fare con questo? A giudicare dalla polvere e dall'aspetto assolutamente giovanile del barista, immagino abbia visto tempi migliori. Sicuramente, possiamo prenderlo. Perché l'ho raccolto? Non lo so ragazzi, direi che possiamo raccogliere oggetti a caso, per cui se l'abbiamo raccolto probabilmente ci servirà qualcosa. Aspetta, potevo interagire con la fiamma ossidrica, fermi tutti. Mio nonno lavorava in fabbrica, saldava le scocche delle automobili. Che cosa me ne dovrei Ricordo fare? Che sul letto di morte, ormai completamente cieco, scambiò il tubo della fiamma ossidrica per il braccio di mia nonna. Ah, okay. Pace all'anima sua. Interessante, queste storie sono molto interessanti. Un po' pesante, non trovi? Direi di sì, ma sai com'è, sti giochi... C'è ancora del gas, se mai un giorno decidessi di ripercorrere le orme di mio nonno. Perfetto, va bene, non possiamo fare nient'altro con la fiamma ossidrica, ragazzi. Allora, devo poter fare anche qualcos'altro. Allora, però, insomma, col coccodrillo attualmente mi sa che non posso fare niente. Posso prenderla la lenza? Sì. Non è che posso usarla per togliergli la cosa dai denti, no? Se prendendola... Temo che non sarebbe sufficiente una passata con del filo interdentale. Ok, va bene, io ci ho provato. Non è abbastanza, direi che possiamo tornare su. Ragazzi, allora... Per favore, dammi solo un secondo. Sto realizzando che questa è la prima volta che metto piede fuori casa da quando sono morto. Ah, ok. Tranquillo. Ok, penso di potercela fare. Proseguiamo. Va bene, fatto sta che qua abbiamo il poster, ragazzi, da ricercato di Sanji. E qua abbiamo il costume di Spider-Man, ragazzi. Allora, come non può essere geniale sto gioco? Deve essere una pompa di benzina slot machine. Non amo i giochi d'azzardo. Ok, perfetto. Leggi. Scomparso nella notte vecchietto alieno nettuniano. Offresi ricompensa di 5.000 quid a chiunque sappia fornirci informazioni utili al suo ritrovamento. Wow. Chiamare lo 00 Solar 8 55 4011. Comodissimo. Pace e prosperità. Grazie. Il fascino dei cantieri in costruzione non conosce limiti interplanetari, a quanto pare. Mi sa proprio di no. Allora, che altro possiamo fare qua? Aziona. Oh merda. Ops! Mi sa che ho fatto esplodere qualcosa. Incredibile. Allora, la spazzatura la devo vedere, ragazzi. C'è il costume di Spider-Man. Degli spaghetti, avanzi di pollo, la scatola di un pacco di cereali e un paio di bottiglie di alcolici vuote. Qualcuno qui non si è proprio fatto mancare nulla. Direi di sì, ha fatto il pasto completo. Non ho voglia di rovistare tra i rifiuti. Bene, allora, il costume di Spider-Man, mi sa che possiamo dirgli addio. E questo tizio? Un grosso energumeno addormentato mi sbarra la strada. Chissà perché, ma sto avendo uno strano déjà vu. Non credo che riuscirei a svegliarlo. E comunque non è il caso che qualcuno mi veda sotto queste... spoglie. Per questo magari ti mettevi il costume di Spider-Man, ma mi sa di no, ragazzi. Va bene. Allora non ci resta che provare ad andare di qua dopo che ho fatto esplodere qualcosa. Non si sa cosa. Datevi una mossa, su! Non battete la piaga! Questo cane mi è familiare, ragazzi. Ha un aspetto familiare. Quando qua ci sono i fogli di Slenderman, ragazzi. Cani e ossa non vanno particolarmente d'accordo. Sarà meglio lasciarlo in pace. Ok, ma quindi se mi vede... è cieco il tipo, ok. Non si è lasciato abbattere neppure dalla cecità. Va bene. Mi scusi, signore, posso disturbarla un attimo? Giovanotto, non vedi che sono molto impegnato? Sei forte cieco? Ditemi che è uno scherzo. Allora, la sua tenacia è davvero ammirevole. La sua tenacia è davvero ammirevole, ma non smette mai. Serve qualcuno che tenga tutti in riga. Ah,
non posso permettermi di fermarmi. Certo, immagino di sì. Ma qualcuno deve pur farlo. E quando, ad esempio, deve andare in bagno? Porto sempre con me il mio catetere da viaggio per le emergenze. Cosa sta facendo di preciso? Sto lavorando, a differenza di questi scansafatiche incompetenti. Ma lei è cieco. Ma che, ti vedo benissimo. Non ho bisogno dell'aiuto di nessuno. Ok. Che numero sto indicando con le dita? 4. Ok, almeno non abbiamo a che fare con l'ennesimo caso di falso invalido. Già. Okay, devo proprio salutarla. Arrivederci, signore. È stato un piacere. Ci si vede in giro, sicuramente. Va bene, accendiamo questo. Così morta, totalmente a caso. Hai forse dei trascorsi malavitosi di cui è giunto il momento di parlarmi? In che senso, scusa? Hai forse dei trascorsi malavitosi? In che senso? Volevo soltanto accenderlo. Va bene, qua ci sono dei Lego in mezzo ai mattoni. Anche questo è geniale. Carbone, che ci devo fare? Tecnologia all'avanguardia, non c'è che dire. Direi di sì, che ci devo fare? Spero davvero che non te ne facciano mai mancare nella calza. Ah, grazie amico, grazie. E dove sarebbe la mia scopa volante? C'è Ralph Spaccatutto qua sopra, non l'avevo visto! Vabbè, fatto sta che qua mi sa che non posso fare altro. Tubi metallici. Sono dei tubi di varie dimensioni. Immagino per le condutture fognarie o qualcosa del genere. Ok, allora potrebbe servirci. Sono un po' ammuffiti, ma farò questo sforzo. Perfetto, ok. È solo una piccola incursione per dirti che talvolta è possibile raccogliere più volte lo stesso oggetto. Un'altra tardiva circostanza in cui dimostri la tua negligenza, ma grazie del suggerimento. Grazie, grazie. Ok, quindi posso prenderne più di uno, ragazzi. In questo caso ne ho 2. Ne posso raccogliere anche. Ancora? Madonna, quanti caspita ne posso raccogliere, ragazzi? È pazzesco. Allora, guarda, il tubo metallico, visto banana, che ha parlato di fogne, probabilmente serviranno nelle fogne. Non so se posso usarlo per togliere il coso che è incastrato fra i denti del tizio, non credo. Vediamo. Non ho la forza di controbattere a questa ennesima idiozia. Ah, no. Mi ha detto praticamente che sono un idiota, d'accordo. Ah, posso andare di sopra dalle scale, allora sì. Prima me l'ero perso, ragazzi. Vediamo un attimo cosa c'è. Tac! Ecco dove conduceva quella porta. Ah. In tutti questi anni nessuno si era mai degnato di forzarla. Va bene. Sembra un po' a corto di energie. Sì, qua c'è la carta moschicida, meravigliosa, direi. Forse sarà antiestetica, ma di sicuro è efficace. Sì, qua dentro non posso vedere niente. Oh, sta bara... Per quanto possa sembrare assurdo, il padre di Ronald la comprò qualche anno fa in vista del suo funerale. Davvero? La trovò in saldo a una fiera di rappresentanza di onoranze funebri. Impazzito. Non sarà affatto contento quando verrà a sapere che quegli imbranati gliel'hanno danneggiata. Ok, siamo riusciti a rientrare in casa, ragazzi. Ma questo sono io nel mare? Ma perché? È la vecchia sveglia che usava Ronald quando era piccolo. Non pensavo ce l'avesse ancora. A quanto pare sì. Mano autostoppista, what the fuck? Dura la vita degli autostoppisti. Sì, questa possiamo prenderla. Ok, abbiamo preso la sveglia per qualche strano motivo. Zeno è sempre stato un ragazzo molto introverso, ma lo reputo un caro amico. Raramente l'ho visto senza un romanzo in mano. Okay. Mai vista una tale passione per i libri. Ok, andiamo di qua. Oh merda. Direi di aspettare perché qua ci sono i nostri amici. Vabbè ragazzi, allora, questo gioco mi sa che è qualcosa di incredibile, mi sta già acchiappando molto, so che magari non sembrerebbe la cosa che dice oh, 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 che ti lascia del tipo oh, capite che intendo, però c'ha veramente degli aspetti che sono geniali secondo me ragazzi, ditemi voi che ne pensate, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, kubdosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!